Ecco, proviamo con JAS a fare un piccolo modellino, una specie di edificio quadrato, base quadrata, con una cupola in testa. È una cosa proprio banale. E poi vedremo di riuscire a testurizzarlo un passo per volta. Costruiamolo, quindi apriamo Mesh, Sculpt Mesh, prendiamo il cubo standard, questo. Ecco, adesso vedete che premo 1 per avere insomma l'asse Z verso l'alto. Vedete che è un bel cubo. Ecco, premuto Tab per andare in Edit Mode. Vedete che adesso è tutto selezionato, quindi faccio per deselezionare. E poi, ecco, adesso voglio fare la cupola in cima. La cupola in cima, il modo più semplice per farlo è di spostare il vertice in alto, però in modo proporzionale, in modo tale da fare qualcosa di semplice e facile. Quindi prendo il vertice, lo tiro su, vedete che adesso c'è il proportional, quindi viene questa specie di cupola. Perfetto. Adesso deseleziono, ricordatevi sempre di deselezionare, vado di fronte, tolgo la modalità proportional perché voglio fare la base di questo cubo, cioè di questo palazzo voglio estenderlo, quindi seleziono le ultime due file di punti e vado in scale e provo a ampliarmi praticamente la base fatta così. A questo punto è un po' troppo cicciuto, deseleziono, seleziono solo l'ultima parte in basso, quindi faccio B, questo serve solo per renderlo un pochino meno spigoloso, quindi abbasso questa serie di punti. Ecco, vabbè, tutto questo effetto qua è perché abbiamo il subsurf attivo, che è il default, e quindi cerca sempre di fare insomma tutto in maniera. Comunque supponiamo che questo sia il nostro modellino, una cupola, una base eccetera, ed è un modellino che adesso noi andiamo ad andare a testurizzare. Tra l'altro, ecco, per inciso, qui per avere la sua non so cosa bisogna fare, il bake, però dobbiamo avere tutto selezionato, quindi selezioniamo tutto, cioè, facciamo rendere bake sculpt meshed, prendiamolo tutto, adesso prendiamo il default e vedete che abbiamo la nostra, quindi questa specie di modellino o di campanella ha la sua immagine che possiamo già salvare, e questa immagine già ci può servire. Ecco, per il salvataggio l'unica cosa, ricordatevi al solito che è salvarla sotto, tipicamente se siete su Windows 7 ci usa Salazar, e la chiamata ad esempio questo qui, il modellino Sculpted, e sarà in formato TGA. Allora, questa è la costruzione del modellino.